Il mio primo approccio con Amma, la santa degli abbracci, risale a 10 anni fa, quando un turista italiano proveniente dal Kerala, dove Amma ha l'ashram, mi lasciò un paio di libri in italiano con discorsi dell'illuminata. Quel che mi colpì maggiormente durante la lettura furono una compassione ed un amore infiniti che trasparivano dalle parole stampate, tanto da ricordarmi alcuni brani del Vangelo per intensità e le risposte a domande esistenziali poste dai fedeli di una tale levatura, impossibile per una figlia di pescatori mancante di una qualsiasi istruzione. 2 anni fa Amma venne a Pondicherì, cittadina a 7 km da Auroville, ma per un fastidioso mal di pancia non potei andare. L'altro anno decisi di andare a trovarla in Kerala, ma problemi di salute all'ultimo momento me lo impedirono. Il destino karma mi impediva di incontrarla? Non mi era concesso di vederla? O forse non era il momento più appropriato? Pochi giorni fa la mia compagna indiana Neeti mi ha informato che Amma era di nuovo a Pondi e questa volta non me la sono lasciata scappare. Un amico di Neeti ci ha procurato dei biglietti VIP e così alle 17:30 eravamo nelle primissime file di questo ampissimo campo rettangolare, con ad uno degli estremi un gigantesco palco in ferro protetto da un tetto metallico allestito in pianta stabile ad uso e consumo dei grandi eventi a Pondì. La prima cosa a colpirmi sono stati gli addetti all'organizzazione, quasi tutti occidentali. La stragrande maggioranza di loro è residente nell'ashram. Un volontario greco che fa veloci puntate nella nazione d'origine circa una volta all'anno mi spiega che devono contare sulle proprie possibilità finanziarie. Nell'ashram c'è sempre da fare ed il loro è un lavoro attivo, karma yoga, con la sera dedicata alla meditazione. Una volontaria, questa volta indiana, passa tra le file di sedie in mezzo al pubblico con in mano la rivista dell'Ashram, il cui abbonamento annuale costa la bellezza di 50 rupie, 70 centesimi di euro. Decido di abbonarmi e nel compilare la cedola sento una profondissima gioia montare dai recessi dell'anima e piango di gioia. Lei mi guarda e sorride, dicendo che accade spesso. Solo più tardi comprenderò che la signora, vivendo in pianta stabile all'ashram, è imbevuta della vibrazione di Amma con la quale sono venuto, per qualche recondita ragione, in contatto. Racconto la mia esperienza a Neeti, che mi conferma di aver sentito, durante il mio abbonamento, qualcosa di particolare e profondissimo anche lei. Inizia un video che enumera le molteplici opere sociali realizzate dal team di Amma in tutto il mondo. Grazie alle donazioni dei simpatizzanti, accludo al termine dell'email una lista incompleta, giusto per averne una pallida idea, tratta da Wikipedia. Alle 18:30 arriva lei, un sorriso incarnato in un corpo da panzer. È un sorriso così disarmante che mi fa sentire un idiota nel chiedermi perché la mia esistenza invece è così triste e senza sorriso. Sento distintamente una voce nella testa che mi dice: "Sai come riconoscere un vero illuminato da uno che sostiene di esserlo?" Il vero illuminato sorride e scherza sempre. Diffida dei maestri seri, seriosi. Ho tempo di riprendermi dallo shock durante gli estenuanti discorsi delle autorità politiche presenti sul palco. Tutto il mondo è paese, ma questa volta la salvezza è nel non capire una parola di Tamil. Poi Amma fa un discorso nella lingua del Kerala con traduzione in Tamil, peggio mi sento,
e questo mi dà la possibilità di focalizzarmi sul campo di forza che nettamente percepisco proveniente dalla sua persona e che imbeve tutti i 25.000-30.000 presenti. Si sono fatte le 12.30 ed è finalmente il tempo degli abbracci. Lentamente ci mettiamo in fila attendendo il nostro turno che, grazie alla vicinanza al palco, arriverà ben presto. A pochi metri da lei, dei volontari ci detergono con delle salviette il sudore dal viso e poi mi trovo, o ritrovo, davanti a lei, regalandole un sorriso spontaneo. A cui lei risponde con un altro ancora più bello, protraendo le mani davanti ed invitandomi, accogliendomi nel suo abbraccio soft. Il momento è molto intimo, solo pochi secondi purtroppo, ma ci si deve sforzare per viverlo appieno e non dare retta ai volontari che ti strattonano in ogni direzione per annunciarti che l'abbraccio è concluso. Ci avviamo all'uscita e raggiungo casa all'1.30, stramazzando sul letto per la stanchezza fisica, ma al contempo ricolmo di un'inusuale energia. Ma cosa o chi ho abbracciato? A mio avviso, un essere ricolmo di amore e compassione, forse l'unico grande illuminato rimasto in questo secolo di passaggio epocale e di profondi cambiamenti, l'ultima della vecchia guardia. Penso un giorno di andare a trovare Amma in Kerala, un giorno, senza aspettare troppo, per reimmergermi in quell'oceano di dolcezza divina. Luca di Meola.